Allora ci siamo, Guagliò, ci siamo, il 4 maggio è alle porte ed il nostro presidente Conte è stato chiaro, di più, chiarissimo. Non è cambiato un cazzo, però proviamo a decifrare quello che ha detto. Allora, dal 4 maggio si potrà andare a trovare i congiunti. Ma veramente, diciamo la verità, la parola congiunti che cazzo significa? Vabbè, comunque, prima dell'altro giorno noi la parola congiunti, io da ignorante, vi dico la verità, non la sapevo. Fatti informare, vai sopra internet, scrivi, parenti. Tanto faccio, scrivi, Conte, allora, da 4 maggio si può andare a trovare i parenti. Allora, quindi si possono trovare i congiunti, che sarebbe la mamma, il nonno, insomma, la parentela. Una cosa sorge spontanea, giustamente. Ma io che sono fidanzato, che ho la moglie, l'amante e la ragazza, posso andarla a trovare? È successo un casino, giustamente, perché la gente già sta esaurita. Oh, sono domise che non faccio niente, Conte, devo consumare, Conte, ed è giusto. È giusto, perché in un periodo così tutti nervosi abbiamo bisogno di fare l'amore, insomma, quello che è, del sesso, insomma, dobbiamo consumare. Secondo me deve entrare dentro le prime necessità, se stufate, Conte. O del cibo, oppure quello deve entrare, delle prime necessità. Fare sesso deve entrare nella prima necessità, ci sfoghiamo là. Grazie a tutte queste lamentele, il giorno dopo è venuto fuori questa notizia che si possono andare a trovare le ragazze. Purché, attenzione, siano di affetto stabile. Ma che cazzo? Buongiorno, buongiorno. Dove sta andando? Da una ragazza, sì. Ah, da una ragazza, ma è un affetto stabile? Voglio, come? Questa nel 2012 gli diedi due botte, ma lo ricorda ancora. Ma bisogna vedere se si ricorda lei, capì? E questo lei lo reputa un affetto stabile? Oh, signor vigile, cioè, per me è un affetto stabile pure se gli dedica una pugnetta. Ma poi, a fare chiarezza anche, oltre alle ragazze, il viceministro Sileri ha detto che si possano andare a trovare gli amici. Ma è bellissimo su fatto, voglio, però attenzione, leggo. Purché siano amici veri. Che cazzo vuol dire? Buongiorno. Ancora lei? Buongiorno. E dove sta andando oggi di bello? Da un amico. Ma è un amico vero? Amico vero. E voglio, praticamente questo qua è il fratello di quello che io ho dato due botte nel 2012. C'è sempre lo stesso nucleo familiare, capì? Ah, ho capito, vada, scusi, gli ho fatto perdere tempo, vada. Un'altra cosa che Conte ha detto è che ai funerali possono partecipare massimo 15 persone. Una domanda mi sorge spontanea, ma bisogna capire se il morto è compreso o no. Ma vi rendete conto di quant'ansia ci sta facendo venire Conte? Mo bisogna capire a chi bisogna chiamare i funerali. Cioè, questo è peggio di Mancini di quando fa le convocazioni per la nazionale italiana. La zii, dimmi tutto. Madò, è morto zio Pasquale? Sì, madò. Quando sta il funerale? Martedì. Allora sono convocato. E certo che vengo, come? Non vedo l'ora. Sì, certo, non ho niente da fare, ci sono. Senti, oltre a me chi è convocato? Zia Antonietta, zio Nicola, Tonino, Vittorio. E senti, zio Michele, non l'hai chiamato zio Michele? Ah, non è convocato? Manna, che fa, gli fai fare il turnover? Però mi raccomando, al prossimo funerale chiamalo, è peccato se no. Quindi la fase 2 non è cambiato niente, voglio, è come la fase 1 ma con le zanzare, perché stanno arrivando quelle zoccole. Pensate che per bere un caffè in un bar e mangiare una pizza al ristorante bisogna aspettare al primo giorno. Giugno, Guagliò, al primo giugno. E forse, se Cristo vuole, il 3 giugno riapriranno i parrucchieri. Perché gente come me, che sta anche peggio di me, chi riesca a farmi, chi ha la macchinetta in casa riesce a farsi le latte e tutto, ma gente come me ha bisogno del parrucchiere. Pensate i calvi in questo momento sono miracolati, siete fortunati, Guagliò, siete fortunati. In questo caso ce l'avete messo voi nel culo a noi, perché comunque il calvo prende la lametta, il raso. Ma poi una cosa, capisco Trump. Capisco, come cazzo si chiama quello dell'Inghilterra? Boris Johnson, che hanno tutte e due parrucchine. Ma Antonio Conte? Capisco Antonio Conte pur che tenu parrucchine. Ma Giuseppe Conte, che cazzo di motivo ha per avercela contro i parrucchieri?